punto che stiamo provando a dire a Bruxelles qual è? Sei sicuro che le tue regole fiscali attuali siano le migliori possibili? Tu adesso hai due regole fiscali da rispettare, andando al solo. Una è il tetto del 3% sul rapporto deficit e PIL e l'altro è il fiscal compact. Il rapporto del 3%, ogni tanto salta fuori un funzionario francese che dice me lo sono inventato. Non se l'è inventato, anche perché salta fuori un funzionario di 40 anni adesso e dice mi ricordo quando lavoravo al tesoro, come 40 anni? Ma nei 15 anni? Quindi sono le solite bufale di cui appunto spesso si... Il 3% viene da ipotesi macroeconomiche, un'espressione, ecco, un'equazione, basate su quello che accadeva alla fine degli anni 80, in cui il debito era in media al 60% e la crescita del PIL era in media al 3%. Se tu usi quelle ipotesi, ti serve il 3% del rapporto deficit-PIL. Siccome quelle ipotesi sono vecchie di 25 anni e nel frattempo è capitato un paio di cosucce, quali la globalizzazione, la più grande crisi, diciamo, ma siamo sicuri che quei parametri sono ancora validi? Secondo, fiscal compact, che è un concetto assolutamente corretto, ma c'è un problema con fiscal compact. Fiscal compact ti dice, io per decidere quanto tu devi spendere, mi baso sulla tua crescita potenziale, cioè di quanto potresti crescere in teoria. E la crescita potenziale c'ha il problema che nessun paese ci ha scritto in fronte di quanto potrebbe crescere in teoria. Un paese vede di quanto cresce, ma se stai crescendo più o meno delle tue potenzialità, devi andare a stimare. E vi posso garantire, su tutto quanto di più caro al mondo, che quella metodologia per stimare di quanto un paese cresce, oltre ad essere incredibilmente complicata, ma quello è il nostro problema, non ha alcun senso, o meglio, è passibile di molte miglioramenti. Allora noi ci chiediamo, ma sei sicuro che basare le regole fiscali su un concetto così labile, così poco scientificamente fondato come il PIL potenziale, sia l'opzione migliore? Vada bene, non stiamo dicendo che devi farci spendere di più, perché chi vuole rappresentare questa dialettica con Bruxelles come una sfida fra spendaccioni e custodi del rigore, sbaglia, perché magari da una discussione più approfondita vengono fuori regole pure più cattive, ma almeno sono aggiornate al 2016, non al 1991, e almeno sono basate su criteri giusti, non su quanto tu puoi crescere secondo me, su cui non mi sogno neanche di iniziare un discorso, ma credetemi, c'è un problema vero. Quindi la dialettica con Bruxelles non può prescindere da due cose. Uno, entrare nell'euro ci ha comportato un costo macroeconomico, che è perdere la politica macroeconomica nazionale, ma ci ha comportato un sacco di benefici ulteriori in termini di spesa per interessi minori, in termini di accesso al mercato unico, in termini di minori costi di transazione, un sacco di benefici. Poi se abbiamo utilizzato male questi benefici è un altro punto. Detto ciò, la frontiera dell'integrazione europea non può che essere quella che dicevo prima. Se siamo veramente bravi, la prossima generazione sarà la prima di cittadini europei e quindi è lì che dopo puoi fare veramente l'eurobond, perché dici a me non me ne frega nulla se le mie tasse in parte vanno a pagare un sussidio di disoccupazione in Irlanda, perché l'irlandese è un mio concittadino, no? Se non siamo bravi, al meglio le regole fiscali gli diamo una rinfrescata, che non vuol dire Europa facci spendere di più, perché non c'è nessun paese che può crescere permanentemente di più solo con la spesa pubblica, specialmente uno come il nostro in cui la spesa pubblica tradizionalmente non è stata sempre utilizzata bene. Un paese cresce di più se funziona meglio, se cambia quello, come dicevo due ore fa, la sabbia che c'ha nel motore. Quindi se non siamo bravi ad essere la prima, pensavo sarebbe stata la mia prima generazione di cittadini europei, non lo è, forse sarà quella dei miei studenti. Se siamo bravi facciamo quello, se siamo un po' meno bravi ridiamo una rinfrescata alle regole europee in una dialettica pacata, tranquilla, non caricaturale come quella che a volte i giornali descrivono, e cerchiamo di disegnare il nostro orizzonte di futuro all'interno di una casa europea fatta come se la immaginavano chi 70 anni fa, l'anno prossimo, a prezzo di tanti sacrifici dopo la guerra, l'ha creata. Grazie a tutti.